lanciato a rete, Kendall lo ha atterrato e c'è calcio di rigore. Calcio di rigore che batterà probabilmente lo stesso Weah, che era stato contrato molto bene da Kendall, ma Kendall, 33enne, proveniente dal Nottingham Forest, poi dal Newport, poi il Wolverhampton, e dal Wolverhampton è arrivato proprio allo Swansea. Vedete che riesce a fermare Weah e poi sdraia Rui Barros. Una scelta l'arbitro, è giusto direi, il calcio di rigore inequivocabile. Si perde ancora molto tempo l'arbitro, il signor Nielsen, danese. Calcio di rigore per il Monaco, rete, 1-0 per il Monaco. Il gol è di Passy, appena 7 minuti di gioco, 1-0, segnato il rigorista Passy, e inizia tutta in salita, ma d'altronde si sapeva, strada dello Swansea City. Alcuni prevedevano anche una goleada. Monaco cerca addirittura quest'anno di arrivare, se possibile, alla conquista di una Coppa Europea, e tutte le squadre francesi puntano a questo, raggiungere finalmente. Inquadratura per Dib e poi per Ettore, portiere, grande esperienza del Monaco. Mendy, pallone in avanti ancora per Dib. La battuta, riesce a infilarsi Rui Barros, entra in area di rigore, Barros il tiro, 2-0. Gol di Rui Barros, direi un'azione classica. Il piccolo portoghese si è infilato nell'area di rigore e ha fatto secco Kendall. Senza nessuna difficoltà, 27 minuti, 2-0 per il Monaco. Tutto come previsto. Swansea fa quel che può, ma certo il divario tecnico tra le due squadre enorme, e vedete sconsolato Mark Kendall. Mentre rivediamo il gol di Rui Barros, vedete entra velocissimo, trova l'equilibrio, va di centro basso e poi spara, neanche troppo forte, all'angolino a sinistra di Mark Kendall, senza problemi. 2-0 in Monaco, ci si avvia forse ad una goleada. Ancora il 2-0. Inquadratura per Rui Barros. Kendall a Connor, che ha la grande esperienza di Alan Davis. Proprio verso Connor, l'invio del portiere, stacca di testa, riesce a toccare numero 10, poi seconda battuta, ma riparte il Monaco. Robert si fa vedere, Weah riceve lungo, Weah ha un buon varco, Weah entra in area di rigore, batte di sinistro sul secondo palo. La palla esce di un soffio. Ancora Weah, che in velocità è veramente formidabile, entrato in possesso del pallone, si è allargato, ha tirato di sinistro, vedete, cercando proprio il paletto opposto, accarezzando il pallone. La palla è uscita non di moltissimo. Inquadratura ancora per Weah, gli abbiamo detto un po' della sua storia, i suoi problemi negli anni passati. La sicurezza della propria famiglia, Legg all'interno dell'area di rigore, Legg, rete, 2-1, esplode lo stadio. Esplode lo stadio. 2-1, clamoroso errore difensivo. E accorcia le distanze lo Swansea City. Vedete la gioia irrefrenabile di questo giovane Legg e anche del pubblico. Un po' perplesso Ettore, clamoroso regalo del Monaco, classica disattenzione da scarsa concentrazione, direi 2-1, la partita almeno per un risultato parziale si riapre, vedete tutta la grinta, direi tipicamente gallese, il giocatore dello Swansea. Rivediamo l'errore per Puel, che allunga direttamente al Legg, che ha un buon controllo e infila poi Ettore. Buona tecnica mostrata da Legg, vedete ancora il controllo di sinistro e il tiro. Allora vedremo come reagirà il Monaco.